La limitazione di questa legge dice, continuo, articolo 21, continuo, si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. Ok, così vediamo qua che di nuovo è solo il giudice che può fare questa restrizione, può sequestrare la stampa. E poi, secondo la legge, i giudici, diciamo, sono imparziali e interpretano la legge che dice espressamente che in questo caso è possibile chiudere o sequestrare una azienda della stampa. Ok. Poi continua. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questo non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Ok, così possono, la polizia può agire prima che un giudice dà permesso per quella, ma devono informare e ottenere il permesso fra 24 ore. È importante che sono sempre sotto il controllo della legge, e la legge è quella che dice se no una stampa può operare. Parliamo, è possibile per esempio, vediamo la limitazione buon costume, se una comunicazione o un articolo o qualcuno che si esprime fa in un modo che non raggiunge lo standard accettato di comportamento, nel modo, non lo so, sessuale o violente o qualcosa che offende la dicenza del pubblico. È possibile che questa espressione, libertà di espressione è ristretto, c'è questa limitazione. C'è anche, dobbiamo rispettare la libertà degli altri, così non possiamo scrivere o dire bugia che danneggia la loro reputazione. Questo si chiama defamazione. Dobbiamo sempre rispettare la reputazione o l'onore degli altri e non andare fuori della verità oggettiva se facciamo accuse. Ci sono qualche leggi che limita la libertà di espressione, per esempio vediamo che la propaganda per fascismo non è permesso in Italia. Questo è un limite, perché abbiamo visto le conseguenze di questo. Questo
minaccia la pace sociale, così non è permesso promuovere o fare propaganda per fascismo. Questo è un po' controverso questo, perché ci sono qualche politici che dicono, ma anche se non siamo d'accordo, devono esprimersi e poi possiamo rispondere. È meglio che è fuori la discussione, poi se sono così sbagliati è più facile rispondere e far vedere tutti, anche qualcuno che fa questo, costruisce questo argomento, che è sbagliato, è un ragionamento, non è qualcosa altro. Così questo è un po' controverso. Poi continua la limitazione. La legge può stabilire con nome di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni, ok? Così l'ultima parte parla di questo buon costume. Ci sono anche altre limitazioni, per esempio l'incitazione di violenza o forse la propaganda terroristica, questo tipo di cose. Dobbiamo limitare questa libertà di espressione per il bene del collettivo. Ricordiamo sempre che la mia libertà finisce dove gli altri inizia. Così non vogliamo che io faccio tutto, posso, ho la libertà di fare tutto che voglio fare, ma al detrimento degli altri.